Fermi, ok. Grazie. Scusate se interrompo la... Ma io volevo sentire l'ultima cosa, ho dimenticato, non è... Ho fatto qua il che l'ho visto Barbara, mi ha ricordato, vederla, presente con la commissione istituto, che è il commissario di Chiara, perché da un mese e mezzo circa il nostro commissario si chiama già tutti i preoccupi. Quindi anche questo, insomma, credo che sia una... Allora, adesso passiamo appunto a discutere ovviamente la cosa di Matteotti, e dare la parola alle fonti, Delanti, e vi racconterà un po' un parlamento della situazione. Intanto buonasera a tutti. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito, grazie all'Ampi, grazie allo CGL, grazie a Elena Bavaglio e grazie a voi per essere venuti. Per ragionare della vicenda, Matteotti in realtà non rappresenta soltanto il ricostruire, diciamo così, una traiettoria biografica, né tantomeno concentrarsi su alcuni specifici aspetti di questa biografia politica, ma consente di svolgere alla storia la sua azione nella sfera pubblica, molto banalmente. Cioè, la vicenda di Matteotti rappresenta in qualche maniera un punto di svolta della vita del paese, non solo in termini politici, ma anche, aggiungerei io, istituzionali, culturali, e anche simbolici. Viene rapito il 10 giugno e il destino vuole che proprio in quella data, alcuni anni dopo il suo rapimento e la sua uccisione, il responsabile di quell'assassinio politico, Benito Mussolini, rivendica quell'assassinio in Parlamento, annunci dal balcone di Piazza Venezia l'ingresso dell'Italia in guerra, nella seconda guerra mondiale. E quindi questi elementi riconnettono questo spazio della storia dentro il complesso della vicenda italiana del Novecento. Da un lato perché consentono alla storia di svolgere la sua funzione pubblica, ovvero non solo ricostruire cronologicamente ciò che è accaduto, i fatti del passato, ma soprattutto offrire un orizzonte di senso. Mostrarci, cioè, non solo da dove veniamo e dove siamo arrivati, ma soprattutto spiegarci perché siamo un tipo di società e non un altro tipo di società, nell'accezione tanto negativa quanto positiva di questa formulazione. E allora, in questo senso, l'omicidio Matteotti rappresenta la sussunzione da parte delle istituzioni dello Stato italiano liberale e monarchico dei principi e dei paradigmi valoriali propri del fascismo, cioè avvia un'opera di fascistizzazione non solo dello Stato, ma della mentalità, del costume culturale italiano. Un processo che verrà spezzato, rotto definitivamente da un carattere immanente della storia, cioè la sconfitta militare nel quadro della seconda guerra mondiale, di quella guerra annunciata da Mussolini per l'anniversario della Farsiglia, e dall'altra parte rotto perché dentro il fuoco della guerra emerge un fatto assolutamente nuovo, che è quello della mobilitazione militare e politica dei civili, cioè la resistenza, il movimento di liberazione che diventa il carattere non solo nazionale italiano, ma il carattere identitario europeo, che tiene insieme le memorie storiche di un continente che su pochi altri principi valoriali può riconoscersi collettivamente. Il rapporto tra identità europea e antifascismo tiene dentro la memoria pubblica di un cittadino di Oslo e di uno di Roma, di Bruxelles e uno di Parigi. Tiene cioè dentro un campo di valori
un passaggio storico che appunto possiamo cominciare ad osservare nel suo punto di emersione proprio a partire dalla vicenda di Matteotti. Perché diciamo questo? Perché il processo di, ripeto, di sussunzione da parte dello Stato del fascismo come modalità di impianto politico, di organizzazione sociale e dunque anche di prospettiva e misura militare, perché il fascismo intrinsecamente dentro la sua cultura trova nel fattore della guerra uno degli elementi, se non l'elemento principale della sua disposizione nell'ordine pubblico, l'opinione pubblica, della sua predisposizione all'organizzazione dell'ordine pubblico, del disciplinamento della società. Il cittadino diventa un cittadino soldato pronto alla guerra, le donne devono fare figli pronti per diventare soldati del Duce e di Mussolini. I processi di organizzazione della formazione politica e culturale della gioventù vengono tutti incentrati dai Balilla fino al Gufo, passando per gli avanguardisti e tutte le associazioni, le organizzazioni che il fascismo dispone, vengono tutte organizzate per proporre una formazione pubblica finalizzata alla guerra. E dunque, quando dal cuore della guerra, dal cuore della sconfitta della guerra fascista, emerge il fattore della resistenza, quindi il soggetto nuovo che rompe anche col modo in cui è stata pensata la guerra fino a quel momento. La prima guerra mondiale era stato un grande massacro di massa, ma questa si era consumata prevalentemente lungo le trincee, sui campi di battaglia, tra eserciti regolari che vestivano la divisa, composti da soli uomini. La seconda guerra mondiale cambia tutto, stravolge completamente questo paradigma. Le occupazioni militari degli eserciti nazifascisti travolgono i civili e quindi questo dilagare della misura militare nella vita politica e civile delle popolazioni cancella la divisione tra fronte militare e fronte civile e trasforma i civili stessi non solo in oggetto, ma per la prima volta in soggetto del conflitto. Sta lì dentro la scelta resistenziale di imbracciare le armi, cioè di costruire su base volontaria e politica un fatto d'armi, cioè un fatto militare, che col sostegno della popolazione civile contesta la legittimità dell'uso del monopolio della forza del più potente esercito dell'epoca, cioè la Wehrmacht nazista. È dentro quel fuoco che la resistenza, che rappresenta, come ha ben spiegato il più grande storico della resistenza, Claudio Pavone, una guerra che sintetizza al suo interno almeno altre tre, cioè una guerra di liberazione nazionale, un conflitto frontale tra un popolo occupato e un esercito occupante, un conflitto orizzontale, una guerra civile che contrappone italiani fascisti e italiani antifascisti, e un conflitto verticale, dal basso verso l'alto, che contrappone le classi subalterne che hanno subito il fascismo alle classi dirigenti e proprietarie che il fascismo ha voluto, sostenuto, alimentato per 20 anni. Ecco, dentro questo fuoco si converte il senso della lotta dentro la Seconda Guerra Mondiale. E non è un caso che l'esito conclusivo di quella lotta rovesci completamente il senso della guerra e recuperi le istanze non tanto pacifiste quanto appunto di opposizione al conflitto bellico che erano proprie dell'eredità di Giacomo Matteotti e che sono scritte nella nostra Costituzione, cioè le madri e i padri costituenti, donne e uomini, che hanno combattuto anche con le armi la Seconda Guerra Mondiale, che si sono arruolati volontariamente, cioè senza nessuna cartolina di precetto che li obbligasse a presentarsi in una caserma piuttosto che al comando militare, ma che per libera scelta
hanno imbracciato le armi, oppure hanno sostenuto la resistenza nella loro misura civile. Ecco, quelle donne e quegli uomini scrivono nella Costituzione che l'Italia ripudia la guerra. Le stesse persone che hanno combattuto quel conflitto, armi alla mano, predispongono nella nostra Magna Carta non il rifiuto, ma il ripudio. La Costituzione è scritta in italiano straordinario, perfetto, proprio perché semplice e immediato nel contenuto. I migliori linguisti dell'epoca scrivono quel testo, che deve essere immediatamente comprensibile a chiunque, a chi è portatore di una cultura alta, così come al popolo. E il ripudio della guerra diventa quindi il punto di connessione che lega l'antifascismo della prima ora, l'opposizione al regime e alla sussunzione da parte dello Stato sabaudo dei paradigmi valoriali, tra cui il principale, la guerra, da parte del fascismo. E rovesciando quel senso, rovesciando dentro il fuoco della storia quell'indirizzo, quel senso, ritrova un nuovo patto sociale che completamente rovescia i principi e i paradigmi valoriali del fascismo. Nel 1928 il Parlamento fascista vara le leggi razziali. Il 1 gennaio del 1948, dentro quelle stesse aule, il Parlamento antifascista promulga la Costituzione repubblicana. Sono passati solo 10 anni, eppure è cambiato tutto. Ed è cambiato tutto perché la lotta per la pace fatta dentro la guerra diventa un principio essenziale del nuovo patto stipulato tra le italiane e gli italiani, che devono uscire da un ventennio che non ha prodotto soltanto coercizione, ma anche consenso alla guerra. Allora Renzo De Felice, che ha studiato il consenso al fascismo, individua l'apice, la misura apicale di questo consenso in Italia nel maggio del 1936, ovvero quando, dopo l'ingresso del maresciallo d'Italia Badoglio ad Addis Abeba, Mussolini può affacciarsi al balcone di Piazza Venezia ed annunciare il ritorno dopo 2000 anni sui colli fatali di Roma dell'impero. È il punto e la misura più alta del consenso al fascismo, ottenuta attraverso imprese coloniali, imperialiste, che porteranno alla pratica dei crimini di guerra, delle stragi di civili, che poi verranno perpetrate dal Regio Esercito e dalle Camicie Nere in Grecia, in Albania, in Jugoslavia, in Unione Sovietica, in Francia, e che alla fine della Seconda Guerra Mondiale rimarranno impuniti, cioè rimarranno senza una Norimberga consumata in Italia, a differenza del caso tedesco, per ragioni che magari non abbiamo il tempo di affrontare questa sera. E dunque recuperare questo punto di osservazione, cioè la traiettoria politica e il significato, direi il significato storico della vicenda di Matteotti, consente di recuperare non solo la misura vittimistica della narrazione su quei fatti, ma di recuperare il senso politico e quindi storico, pedagogico, educativo di una biografia che individua i punti di debolezza del fascismo, li esplicita, paga il prezzo più alto per questo, e che però allo stesso tempo, dentro la misura, il perimetro dell'Italia repubblicana, costituente e democratica, trova invece la sua capacità di indirizzo, di reindirizzo plurale, inclusivo e soprattutto contro la guerra. Una lotta per la pace che diverge
diciamo, dal semplice essere pacifista, che non è una cosa semplice assolutamente, ma aggiunge un tono politico ad una battaglia che non significa soltanto disarmo, ma lotta consapevole contro la guerra, contro il meccanismo che produce la guerra, contro gli assetti economici che producono la guerra, contro quel precipitato storico che la guerra dispone sulle società dell'epoca e contemporanea. E dunque è qui che possiamo ritrovare l'attualità della figura di Matteotti, il recupero della sua traiettoria biografica e dunque anche la sua capacità di indirizzarsi. Salve a tutti, amici e amici, sentite, sì, intanto grazie perché questa è una bellissima iniziativa, quindi grazie all'amica Chiara Toccaro, grazie a Luca Pozzetti, grazie agli amici tutti di Riano. E lo dico con il cuore perché parlare di Matteotti qui ha un sapore evidentemente particolare e mi sento a casa, per più di un motivo. L'ultimo incontro dedicato a Matteotti risale allo scorso 10 giugno, con una duplice manifestazione a un potere della Natura Brescia, penso lo ricorderemo insieme anche alla Vittoria Segreta, e il pomeriggio qui al Monumento di Arese. E non è marginale il secondario che siamo poi a parlare dello scempio del cadavere di Matteotti e dell'immane tragedia dell'inutile la medicina della prima guerra mondiale, con la quale Matteotti insorse con particolare veemenza, è un posto abbastanza particolare, un accordo di teoria dell'uomo, cioè un ex trattatoio, no? C'è qualche cosa di sinistro che cioè, in qualche modo ci richiama l'attenzione a parlare di salute, mi viene detto un'altra cosa che riguarda anche gli accordi particolari con l'Italia. Siamo purtroppo un paese che ha grosse difficoltà con la sua memoria storica e con la sua coscienza civile, e per cui ogni tanto ci sono insomma, dei rigurgiti di nostalgia, delle antiche affezioni verso il passato. Mi ricordo che nell'autunno di 5 anni fa, nel 2017, se la memoria non mi tradisce, in occasione del 95esimo anniversario della marcia su Roma, il 28 di ottobre, nostalgici nei bottini di Mussolini decidono di fare una manifestazione nazionale, insorse, vuol dire, l'ambito, una bellissima iniziativa di respiro nazionale e promosse su tutte le piazze d'Italia eventi contro manifestazioni di forte richiamo civile e di richiamo ai valori costituzionali di libertà di difesa. La più importante di questa manifestazione si tenne a Roma, in Campidoglio, con la presenza di Fabiano Carlo Cosvorale, che fa il nostro affettuoso ricordo, con un intervento d'apertura della allora sindaca Raggi e poi la conclusione classica con il coro dell'Andi che a cappella intonava per la Ciocca, che venga molto toccante e molto commovente. In termini di una manifestazione era prevista un piccolo diciamo, prologo e qui, in forma praticamente privata, Soraya Bernardi, Baraggi per il Comune di Roma, che è scritto in memoria di Matteotti, ci recamo al monumento a Matteotti in un quartiere del Nato da Brescia, ciascuno portando un altro di fiori, in maniera molto semplice, con rispettosa umiltà deponendo ai piedi della stella, secondo un voto di silenzio, e questo fatto passare, ma prima ci fermò un attimo per lo sforare. Prima posso i due passi. Guardò quei fiori, li toccò e poi disse a noi due, sotto conto, la rispetto a lui, guardateli bene questi fiori, perché tra poco non ci saranno più. E lo disse con una vena di amarezza profonda, ma anche di, possiamo dire, ferrigna determinazione. L'idea di fondo era questi fiori di tutelare e noi torneremo.